Appuntato Tramontana Giacomo. Agli ordini. E stai qua. Buono, Buongiorno, signor Comandante. Buongiorno. Come va il suo lavoro? Bene, bene. Grazie a Dio non manca mai. Tutto merito vostro. Grazie. Dunque, come vi chiamate? Alberto Tadini, signor commissario. Io sono un Tadini. È un Tadini, come se avesse detto un Carlo Magno. Ma la mia famiglia è antecedente a Carlo Magno, signor commissario. Non vorrà dire che non conosce i Tadini, la famosa casata dei duchi di Sicilia. Non conosce la casata, signor commissario? Come lo conosco? La casata alla siciliana, con i canditi sopra. Cioè, no, non mi fate perdere tempo, andiamo al dunque. Che avete fatto? Nulla, signor commissario. Cosa potrebbe fare un Tadini? Nulla. Sul nostro blasone c'è un motto. Che c'è sul blasone? Un motto, signor commissario. Un motto che dice... Tua lex, lex omnibus. Tu non puoi capire. Ma il signor commissario sì, il signor commissario ha capito benissimo. Dove si intendeva che la nostra legge era legge per tutti. E la nostra condotta poteva essere ad esempio per chiunque. Per chiunque, signor commissario. Ma l'alterna fortuna degli uomini ha voluto che col passare dei secoli anche il nostro potere passasse. Ma le glorie? Andiamo, no, dico, e le glorie? Le glorie no. Le glorie restano immutabili come torre di castello medievale. Signor commissario. Altra volta no, insomma, che c'è? Dico le glorie. Le glorie non passano. Vabbè, non passano, dai, spicciamoci, non mi fate perdere tempo, abbiate pazienza. Le ho voluto accennare a questi precedenti della mia famiglia, signor commissario, proprio perché un Tadini non può andare contro le leggi. Ma come vi permettete? Sto parlando, che vuoi? Voi non vi permettete di usare questo tono qua che mi irrita, sapete? Qua dentro, lo faccio soltanto io, vi spiego. Un Tadini, popolo forte di guerrieri. Tadini? Che... Un Gesù. E quello è uno scozzese. Bravo, bravo, signor commissario. Scozzese. Visto? Anche il signor commissario non ci trova nulla di strano. Cosa? Che cosa nulla di strano? Che indecenza è questa? Che indecenza? È sotto i ginocchi. Ma è una gonna, però. E di quanto in quale gonne sono un indumento indecente? Le donne sono forse indecenti? Io non ho la fortuna di conoscere la sua signora, ma immagino che porta la gonna. Eppure non è indecente. Ma mia moglie è una donna. E lo spero bene. E voi siete un uomo, almeno credo. Che decoro è questo? Decoro, dice il signor commissario. Sul mio blasone c'è un motto. Sì, già me l'avete detto una volta. Dai, questo è un altro motto. Che motto è? Andiamo su, che motto è? E che ne sacci? Vivi quanto vuoi, ma vivi con fierezza e con decoro. Si vede, fierezza e decoro. Guarda là, va. Chi è? Ovviamente, chiamata. Tramonda, ma dove l'avete trovato? In piazza San Salvatore in Lauro, signor commissario. Ero di servizio quando l'ho visto arrivare. Era vestito così, in quel modo indecente come lo vede adesso. Era una vera e propria perturbazione dell'ordine pubblico. Mi sono avvicinato e l'ho fermato. Ma che cosa volete con tutti questi segni? È falso? Chi è falso? Falso, signor commissario, falso. Questo signore che io non ho il piacere di conoscere perché nessuno me l'ha presentato. Se capisce, non gliel'avete dato il biglietto da visita. Lasci fare, non lo voglio conoscere. Piuttosto dica. Ma che devo dire? Siete voi che dovete parlare, non mi fate perdere la pazienza. Questo signore parla con molta imprecisione. Imprecisione imputabile sia alla sua giovane età e sia a quella innata ostilità che hanno verso noi nobili alcuni strati dell'attuale società. Ehi, su, Jonathan. Su. Che fai là? Suo? Suo commissario? Figlio della colpa? O frutto di un illecito amore? No. Ma chi è? Lo conosce? Ma insomma, ma che credete di stare a casa vostra? Spiava. Ma che spiava? Andate, venite, fate domande, ballate, fate le minuette. E che maniera è questa? Smettetelo. Ma io guardavo l'ambiente. Ma te lo faccio guardare io l'ambiente. L'ambiente è un poco più piccolo di questo. Dove potete passeggiare dalla mattina alla sera, al fresco. Al fresco? Al fresco. Come al fresco? Ho ben capito, signor commissario. Vuol dire in prigione. Io, un Tadini in prigione. Un Tadini in prigione. Ma non può. Perché non può? Non può. Perché non può? Perché può? Andiamo su, Tadini, perché può? Tadini, non mi fate perdere la pazienza. Non può impedire ad un uomo di lottare, di vincere, forse. Ma nessuno mi impedisce niente. Ma sappiate che posso mettervi dentro per perturbazione dell'ordine pubblico. Dentro? Dentro. Come dentro? Io sono un cittadino. E tutti quanti siamo cittadini. Ma io non ho fatto nulla. Io ho le mani pulite, signor commissario. Guardi, su. Io vivo di onesto lavoro. Io, come tutti i miei avi, ho fatto la guerra. Questo è pazzo, sfrenato. Dove è andato adesso? Dove è andato? Sul fronte interno, naturalmente.
il più terribile, il più pericoloso. Io ho resistito alla fame, alla sete, io ho resistito al freddo, al caldo. Io, signor commissario, sono un eroe della resistenza. Ehi, tu, eroe della resistenza, su, in buca, resisti, resisti, ad ogni cosa, però. Io sono un eroe. Io sono l'eroe che vi sto sopportando ancora. Fate quello che volete voi, resistete quando volete voi. Ma fatemi sapere perché stamattina siete uscito combinato così, perché? Perché avete preferito la sottana ai pantaloni? Per dannazione dell'animo mio. La vita è difficile, signor commissario. L'orologio si scassa. Molto difficile. Ma chi me l'ha mandata? Ma chi me l'ha mandata? Specialmente quando l'uomo è costretto a lavorare, a mendicare, forse. Ah, oh, fate la carità, fate la carità, volete, soffro, soffro. Ma bello, vero, bello, un giovane che chiede la carità. Via, fai vergogna, via, via, ti scaccio. È duro, signor commissario, è duro, specialmente quando qui sotto a questa giacca c'è qualcosa che si chiama dignità. Ah, sì, eh? Ah, sì. Ed è stata questa cosa dura che avete sotto la giacca che si chiama dignità che vi ha fatto uscire vestito così. Ma anche questa è una divisa, signor commissario. Come i miei trisavoli portavano la corazza, segno di forza e di potenza, così io, vittima del mondo moderno, porto la gonna, segno di decadenza e di compromesso. È l'alterna vicenda della fortuna dell'uomo, lo so, perché me l'avete detto voi. È la prima volta che uscite vestito così? O avete tentato altre volte l'esperimento? Fai un po'. Ma perché fate tutti questi gesti? Perché? Quattro volte, signor commissario. E nessuna gente ha avuto mai nulla da ridire. E Tramontana sì. Eh sì. Tramontana sì. Perché non si può fare gli affari suoi. Mai se li fa, mai. Non se li fa mai. Non se li fa mai. Non ripetete quello che dico io. Io vorrei sapere la ragione pratica, vorrei sapere. Boh. Andiamo avanti, venga. Andiamo avanti, su. Andiamo, su. Spicciamoci, su. Andiamo, su. Nata votamo. Dunque, stamattina siete usciti di casa? Sì, signor commissario, sono uscito di casa come tutti i cittadini. Ho chiuso la porta, ho imboccato le scale, ho salutato la portiera. Oh, Maria, no, come va? Bene, c'è questo per te. Niente, non gli ho dato niente, però. E là, mi sono trovato sul portone. C'era il dolce sole d'autunno, c'era la servetta di fronte, c'erano gli uccellini sugli alberi che cantavano. C'erano i motoscooter e c'era la gente. Buongiorno, come sta? Bene, grazie, come sono? Tanta gente. E appunto vedendo tanta gente mi sono sentito felice, signor commissario. E mi sono incamminato per la mia strada fiducioso nella vita e nel prossimo. Buon dì, carbonaio. Disturbato l'ordine pubblico? No, signor commissario. Andavano così coperti dietro di me in fila ordinati, tra. Come ai tempi dei miei antenati che muovevano contro il nemico la testa dei loro eserciti. Magnifica divisa. Proprio così, signor commissario. Oggi quella gente mi seguiva e dove andavo io essi venivano. Potevo forse cacciarli? Andiamo su. Non è mica vero.
storia. Non è mica vero, signor commissario, non è mica andata così. No, questo individuo si faceva seguire e poi non è mica finito dove dice lui, né? Dove è finito? Te la mandò a continuare. Ma come può continuare? Questo signore che io non conosco. È che nessuno vi ha presentato. Bravo, non ha visto nulla. Se ha visto non ha capito e se ha capito non ha capito più. Signor commissario, andiamo, se mi permette... Io ero in servizio a San Salvatore in Lauro e ho visto arrivare questo individuo vestito indecentemente, come lo vede, seguito da una folla di scalmanati. Ma la volete finito? Lasciatelo parlare! Lasciatelo parlare, su, via, via, si, andiamo, su, via. Si sa che fare. Tempi in cui l'intrepido aviatore diventa donna e la donna diventa caporale di giornata. Tempi in cui tutto è appeso a un filo come un palloncino. Questo palloncino si chiama incertezza. Questi sono i nostri tempi, o cittadini. Tempi incerti in cui da un momento all'altro può arrivare il fatto nuovo, sotto forma di una bomba, boom, di un marziano, boom, sotto forma di un essere informe. Attaccati perciò, cittadino, all'attimo presente. Attaccati ai tuoi piccoli momenti di libertà e di riposo, alle tue illusioni che salgono fino al soffitto della tua dolce casa come variopinte bolle di sapone. Cittadino, non trascurare le tue bolle di sapone. Hai un momento. Hoppela, hoppela. Ed è per questo che io vi dico, per le gioie dei grandi di piccinità, questo è il vostro prodotto, cittadini. Bolle di sapone. Palloncini colorati che salgono in cielo come le nostre illusioni, signori. Vi porterete a casa questo oggettino, signori, sborsando la modica somma di 200. Non ve l'aspettavate? Non ve l'aspettavate, signori? 100 lire, soltanto 100 lire, che non me li faccio neanche le spese, parola mio d'onore. Ma che c'è da dire? A me mette tanto antipatico, questo vecchio. Sta con lei. Mi scusi, signori. Guardi, signori. Palloncini colorati. 100 lire, signori, signori. Dico 100 lire. Hai visto? Altro che aumento. Sono bolle di sapone. E voilà! Bolle di sapone. Gentili signori, signori, andiamo a presentare la prima bottiglina. Dico la prima bottiglina, signori. E l'ultima. Mi permette, signori, mi tolga la fretta, ora andiamo a svincolare. No, no, svincolare signori, niente. Signori, ora mi... In che senso, pardon? Su, vieni con me. E dove mi porta? Al commissariato. Ma queste sono bolle di sapone autorizzate, c'è un equivoco. Questo lo dirai al commissario. Ma io sono un cittadino, signor! Io sono un cittadino, signor! Io ho fatto la guerra, ho fatto... Sì, sì, vieni, mi lascia, ho fatto la guerra, mi permette, signor, ho la mia merce. Mi permette di ritirarla, signor? Fa presto! Io ho fatto la guerra, ho fatto... Dove mi porto? Mi permettono, signor, torno subito! Permette. Diffondete l'idea. Pom 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 pom. Tirami innanzi. Andate via.
capito, signor commissario? 100 lire! Dico 100 lire! E che cosa sono 100 lire? Permette, signor commissario. Permette, signor commissario. Dai. Così lui si tirava dietro tutta quella gente per poi vendergli la roba, signor commissario. È una mia impressione, ma lei, giovanotto, ce l'ha con me. Sì. Questo signore che io non conosco ce l'ha con me. Permette, signor commissario? Oh, ma che sei uno dall'artiglia e piade bette a me? Ma che voglia? Qui, qui, da lì, e beh. Signor commissario, io ho fatto quello che ho fatto. Io ho fatto quello che ho fatto. Sì, sì, me l'avete già detto prima, la guerra di resistenza. Io ho la licenza per vendere queste bolle di sapone. E non lo potete fare. Signor commissario, in quella piazza non passa sorcio vivo. E i clienti, se li voglio, devo andarmeli a procurare nelle vie del centro, nelle vie principali. E non è facile soffermare un cittadino sulla pubblica via. E allora, io li attiro, li affascino, li blocco, li costringo e che gli vendo? Bolle di sapone, le bible, le bolle di sapone. E non è permesso, Tati, non è permesso, è come accocciuto. Che permesso? Guarda. Andate, Tramonda, andate. Prova tu. Su. Su. Che fai? Non sei capace? Visto, commissario? I palloni interessano anche al figlio della colpa. È un bravo agente, Tramontana, ma è un po' pignolo. Quello sarebbe capace di arrestare mezza città. Ha ragione, signor commissario. Signor commissario. Signor commissario, quel giovanotto ha il dente avvelenato con me. Mi permetto un consiglio, signor commissario? Lo faccia trasferire in Sardegna, anzi, lo cacci. Tati, mo state esagerando un po'. Adesso state abusando della mia indulgenza. Piuttosto fatemi la cortesia, da domani in poi cercate di uscire come la natura comanda. Con i pantaloni. Siate uomo, figlio mio, che maniere. Uomo! Ah, uomo digiuno, però. Come? Diventerò magro, magro. Vabbè, magro, magro, ma uomo. Io ho fatto la guerra, sì, la guerra di resistenza, me l'avete già detto. Vuol dire che verrò a mangiare a casa sua, signor commissario. Tati, non scherziamo, vi prego, andate. Sto scherzando, Grazie, signor commissario. Prego, prego. In altri tempi avrei dimostrato questa mia gratitudine con un'investitura, ma oggi, bolle di sapone. Permette, signor commissario. Grazie. Addio, signor commissario. Addio, addio. Commissario. Addio. In gamba, giovanotto, eh? Che fai, non rispondi? Non hai argomenti? Ma che? Un deficiente? Mi raccomando, siate uomo. Poveretto. Ordini per me, signor commissario? No, puoi andare, Spallina. Grazie. Siamo col bambino. Non puoi credere quanto mi dispiace mandarlo al Albergo Topolino. Sai che faccio? Che? Me lo porto a casa. Se si troverà la madre, bene, se no qualche cosa faremo. Povera creatura. Sì, pure mia moglie sarà felice. E con quella ragazza che abbiamo fermato ieri sera in via del Boschetto? Ah, fallo il foglio di via, così se ne torna al suo paese. Che la sente ora? Beh, e che vogliamo fare? La vogliamo rimandare dove l'abbiamo presa? Stai tranquilla, Cannavo, piangerà per un poco, ma se hai buoni sentimenti, ci ringrazierà un giorno. Ah, questo è vero. Sì. 19.000 lire. Per francese. Ma come? Ti sei fatto arrestare? A chi me ne dà le 19.000 lire a me? Aspetto! E quanto devo aspettare?
Ma disgraziato, e dove veni a cortarsi via a fatta restà? Me devi dare i soldi, me devi dare, capito? Oh! Oh, a francese! Fatta contatta fine perché se esci prima da faccio io di 109.000 lire per un palo. Basta, non lavoro più, non lavoro più. Buonasera. Buono, eh? Stai buono. Che c'è? Andiamo a casa adesso. Signor commissario, hanno telefonato dalla questura centrale. Si è trovato la mamma del bambino. Lo vengono a prendere fra mezz'ora. Lo sapevo. Non me ne è andata una buona questa giornata. Bambina. Comanda, signor commissario. Prendi il bambino. Sì, signore. Vieni, vieni, bello. Andiamo da mamma. Vieni, bello. Vieni, caro. Andiamo? Vieni. Andiamo da mamma. Andiamo, andiamo. Ciao. Ciao, 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 ciao. Se non avesse delle perdite a schizzo che lei può constatare sulla mia persona. Invece con la mia scriveva anche che non sapeva scrivere. Vabbè, ho capito, arrivederci. Certo che ci rivedremo, domattina io quarto. Arrivederci. Arrivederci domattina, signor commissario, domattina quarto.